Uno. Allora, eccoci in diretta, siamo tutti qui, appunto di nuovo sul Twitch di Art Tribune e sulla nostra, appunto, sul nostro appuntamento settimanale di Fashion Tribune, il format di Art Tribune su Twitch dedicato alla moda e alla cultura, relativa ad essa. Sono molto molto contenta di avere qui con me, tre super talenti del visivo, e che in realtà, mi hanno accompagnata, diciamo, in queste ultime settimane nella produzione di un contenuto inedito che desideravo fare da tempo. E Gabriele Rosati, Mattia Cocci e Carolina Amoretti. Ciao. Eccoli qua con noi Ciao. e questa sera, appunto, per parlare innanzitutto di questo progetto, di questi autoritratti, dell'art direction e della fotografia della moda, contemporanea. E io sono Alessia Caliendo, sono la Fashion Project Manager, di Art Tribune, faccio parte di un team di lavoro, una redazione di, quattro protagonisti, il nostro fashion editor Giulio Solfrizzi e Elena Aurora, che, saluto. Allora, ragazzi, eccoci qui. Innanzitutto, come state? Bene, bene, grazie. Bene, vai, tutto bene. Bene. Stanchi da una giornata di lavoro? Sì, Ma esatto. guarda, figurati. Un po' tutti, appunto, sono giornate intense. Poi i ponti, il salone, la Design Week, no, Design Week, salone, chi più ne ha più ne metta. L'Art Week. L'Art Week, esatto, noi siamo stati anche protagonisti del NIART. E nulla, allora, innanzitutto voglio parlare del contenuto che avete realizzato per Art Tribune. Vi spiego, appunto, da dove è nata e come l'abbiamo sviluppata. Allora, innanzitutto, da quando abbiamo iniziato, la produzione di contenuti nativi di Art Tribune, lo scorso gennaio, a mia cura, dal punto di vista della produzione, c'è sempre stato il forte interesse di fare scouting attraverso i talenti del visivo del territorio italiano, del territorio nazionale. Poi comunque vi spiego, io sono docente, project leader di molte realtà formative, e i veri talenti, no? Quelli veri, quelli che nascono dalla creatività vera, priva di filtri, come amiamo dire, no? Quella pura che non prevede, committenti che ti modulano un po' la creatività e le idee, e appunto c'era forte interesse ad iniziare a dargli, voce. E da qui, nel mio percorso di scouting, ho voluto innanzitutto inaugurare questo format, che vede, i talenti della fotografia e dell'art direction contemporanea intervistati, ma in dialogo, appunto, con Art Tribune attraverso la produzione di autoritratto. Un autoritratto, appunto, ognuno di voi ha una gallery, ognuno di voi ha interpretato se stesso e la propria estetica attraverso questa produzione. Vi ho incontrati uno ad uno. Con noi questa sera non ci sono due protagonisti. Appunto, Francesco Romano, che in questo momento è a Firenze per Emilio Pucci, e Matei, che comunque non è stato, diciamo, disponibile, era disponibile fino a poco fa, ma ha avuto un'indisponibilità. Quindi, innanzitutto, allora, volevo chiedervi innanzitutto di presentarvi, di presentare la vostra realtà creativa, la vostra identità creativa. Chi vuole iniziare? Animiamo un po' la diretta. Inizio io. Vai. Appunto, sono Carolina Moretti e diciamo che da circa 15 anni lavoro nel campo della fotografia, diciamo soprattutto mondo moda, non solo, ma più che altro moda. Il mio linguaggio non è prettamente moda, ma un po' per una ricerca estetica, un po' anche Milano, probabilmente la città ti porta un po' a prendere alcune strade piuttosto che altre. Diciamo che se non è Milano la città della moda in Italia, quale città lo è? E poi ha sicuramente anche un interesse mio personale, mi ha portato appunto a lavorare nel campo.
Quindi per tanti anni ho scattato per brand piuttosto che riviste, eccetera. E poi ho anche aperto un mio progetto, diciamo, personale, che al posto di essere in questo caso un progetto fotografico, è un brand, ma anche lì sembra che questo approfondisca il mio interesse nella moda. In realtà non è proprio così, perché il discorso è partito da tutto un altro punto, cioè da ricerca del mio interesse del corpo femminile e del corpo di base come punto di partenza per parlare di diritti civili, gender gap, inclusività. Positività riguardo al corpo, alla diversità dei corpi, soprattutto nel mondo femminile. Quindi questo tipo di ragionamento, questo tipo di ricerca e approfondimento mio personale mi ha portato a creare un brand che si chiama Fantabody, e che ha dato un po' anche prime, come dire, primi indizi, almeno in una città quella di Milano, su quello che è la body positivity, cioè vedere corpi non convenzionali e parlare di bellezze non comune, pur non limitando quello che è l'aspetto anche di una certa consapevolezza del proprio corpo. Detto ciò, in realtà tutto è partito dalla fotografia, nel senso che io volevo fotografare corpi. Mi serviva qualcosa da fare indossare a questi corpi e non trovavo mai la cosa giusta. E quindi ho detto, adesso li faccio io, dato che, come dice il mio compagno, sono una one girl band, faccio tutto. Va bene, faccio pure questi pezzi di cose che la si mette addosso. E ridendo scherzando, partendo da questa cosa qua, e partendo anche nel 2015, non so, Instagram era un po' appena nato, ti dava delle grandi opportunità, nel senso che prima non esisteva un contenitore così forte che ti dava l'opportunità di mostrare un tuo progetto che era alla pari di qualsiasi grande compagnia. Qualsiasi grande compagnia poteva aprire un profilo come io, dalla mia cameretta, e dire io faccio queste cose e le promuovo in questo canale, facendo delle belle fotografie perché quello era il mio lavoro. E questo è stato il punto forte poi del brand, l'immagine, l'immaginario, un immaginario che è diventato un po' un punto di riferimento anche per una comunità di persone a cui ho parlato, con cui parlo, che si rivedono in questi valori, diciamo. Tutto questo poi ha portato anche all'apertura del mio studio creativo, che si chiama Fantastudio, che unisce un po' tutte le mie realtà, quindi dalla fotografia alla direzione creativa, al brand Fantabody come base operativa, ma di base è uno spazio sicuro, noi lo chiamiamo, dove diamo anche la possibilità a giovani creative di realizzare i loro progetti, di condividere e appunto di realizzare anche dei progetti visivi per clienti esterni, quindi dalla direzione creativa alla produzione dei contenuti. Attualmente quante creative vanta Fantabody nel suo Fantastudio, scusa, nel suo roster? Quante creative gravitano intorno alla tua realtà? Bah, diciamo un po' tutte le persone che ovviamente hanno collaborato con me di più, quindi con cui c'è un'affinità particolare. Abbiamo sicuramente un team più stretto in cui effettivamente tutti i giorni andiamo a lavorare su consegne, eccetera, che sono 5-6 direi. E Ma dai, ma dai. poi sono sempre persone che a seconda del progetto magari coinvolgo, anche perché ovviamente tutti i progetti non sono tutti simili, anche se Fantastudio vuole assolutamente offrire contenuti legati a questi valori, che possa essere inclusività, che possa essere anche sostenibilità, che è ovviamente una tematica che mi è sempre stata a cuore. Poi se no, vabbè, io nata al mare, cresciuta al mare, diciamo, con contatto con la natura, e anche lì un certo tipo di voglia di far conoscere alle persone che ci sono dei modi e dei piccoli gesti che noi quotidianamente possiamo fare per migliorare un po' il Assolutamente. mondo in cui viviamo. L'armonia che si percepisce anche nel racconto visivo che hai realizzato per Artribune. Infatti mi hai detto, Alessia, io voglio raccontare me, le mie ragazze, le vediamo tutte super sorridenti, questa fotografia analogica, super colorata, super positiva. Sono veramente delle belle onde energetiche. Sì.
E questo è nato, come sai, da oddio, Alessia, mi piacerebbe tantissimo poter fare un progetto di autoritratto. Autoritratto, tra l'altro, che è un argomento che io, i miei primi progetti fotografici erano sull'autoritratto. Ci ho lavorato tanto in Benetton, in fabbrica, era il mio progetto. Io per i primi 3-4 anni di fotografia lavoravo sull'autoritratto, per cui per me è un argomento abbastanza importante che non avrei potuto assolutamente affrontare in profondità, per cui ho detto, io ti racconto che cosa sto facendo in questi giorni. Ti racconto con una macchinetta. È un approccio visivo che ti rappresenta, che rappresenta anche, no, quella che è la tua identità, quella che è la tua estetica e l'estetica appunto dello studio. Tra l'altro, ecco, ci tengo a precisare che questo progetto, innanzitutto, inizialmente io ho detto, ok, voglio farli raccontare da un unico occhio, voglio affiancarmi ad un fotografo che possa raccontare queste identità creative. Poi alla fine mi sono chiesta, allora approcciamoci al mondo della tecnica, no? Dell'autoritratto, e quindi è stata la scelta comunque giusta, perché ho anche percepito la difficoltà di un talento del visivo, del farsi raccontare da un occhio esterno. Mi sono messa un po' nei vostri panni, e quindi questa è stata poi la decisione. Se ricordate appunto anche la mail di approccio iniziale, era quella di dire, ok, vi raggiungo nei vostri spazi, nei vostri luoghi, racconto i vostri oggetti. Però poi alla fine ho ribaltato tutto, perché mi sono chiesta effettivamente cosa voi avesse provato appunto qualora un occhio esterno avesse invaso i vostri spazi e i vostri luoghi di lavoro, ma anche la vostra intimità, perché come abbiamo visto anche nei progetti visivi di Gabriele, di Mattia, comunque siamo andati anche a raccontare quello che è il vostro intimo, il vostro privato, il vostro personale. Mattia e Gabriele, raccontateci un po' di voi. Vai, Matti. Sì, vabbè, qui facciamo squadra perché in realtà Gabriele si conoscono, sono due talenti polimoda. In realtà io li ho conosciuti così, oltre al fatto di aver collaborato anche con Gabriele esternamente, quindi il conoscere anche la vostra visione mi ha portato comunque a volervi coinvolgere, e poi vi dico anche come vi ho scoperti, ma soprattutto come ho scoperto la pratica creativa di Gabriele attraverso la gestualità. Poi seguiamo i nostri spettatori. Ok, io devo dire che il mio percorso è iniziato in realtà con la danza e la musica, nel senso che mi sono dedicato da quando avevo 6-7 anni sia alla danza che alla musica, in particolare appunto suonavo il violino. E nella mia testa in realtà il mio percorso e il mio modo per esprimermi l'avevo trovato, nel senso che pensavo di continuare con quello già appunto da molto piccolino, e c'è sempre stata questa cosa dello strumento. Poi dopo, in realtà, alla fine delle superiori mi sono un po' rimesso in discussione e mi piaceva tanto la fotografia e la storia dell'arte, e ho trovato questo compromesso bellissimo della direzione artistica al Polimoda. E lì sono entrato in un mondo che poi mi ha un po' cambiato, nel senso che poi mi sono appassionato tanto alla fotografia e alla grafica, e pensavo addirittura all'inizio di fare il grafico, e stavo tantissimo dietro il mondo della grafica, soprattutto il digitale, mi piaceva tanto. E poi dopo, nel momento in cui ho capito che potevo in qualche modo integrare le due cose, appunto scattare e poi editare le mie stesse foto, diciamo, lì poi è veramente scoppiato la passione per direzione artistica e fotografia. E adesso poi, alla fine del percorso del Polimoda, mi sono spostato qua a Milano e ho iniziato a lavorare, per l'appunto mi occupo di produzione di contenuti visivi per un brand e di aiuto con la direzione artistica, quindi insomma. Quello che mi è piaciuto della nostra chiacchierata è quando hai detto, a me piace la fotografia digitale, perché la fotografia digitale sì, è cruda, no? È immediata e cruda. Spiegami perché non opti per supporti più analogici, che magari in questo momento sono anche un trend, sono una tendenza degli ultimi comunque anni. Così. Perché ho particolarmente bisogno di vedere subito quello che faccio, è una sorta di atto performativo per me la fotografia, cioè ho bisogno di scattare, vedere immediatamente, essere a contatto con l'immagine che esce fuori, ed è veramente un momento di espressione in cui appunto è un dialogo in un certo senso, essendo anche un qualcosa di molto introspettivo, alcune volte per
per non cadere appunto, no, e non perdermi in quello che cerco di dire, ho bisogno appunto di vedere almeno quello che ho davanti. Quindi mi piace particolarmente il digitale per questo, lo apprezzo, sì. Collegandoci all'atto performativo arrivo a Gabriele, appunto voglio citare, no, il momento in cui veramente poi ho capito quanto tu fossi appassionato e immerso nell'art direction. Gabriele, l'art director, è la curatela dal punto di vista artistico del brand Federico Cina, o perlomeno dello show di Federico Cina, Fall Winter. E ricordo, visto che con Art Tribune abbiamo documentato il backstage, della sfilata, ricordo di essere arrivato un po' prima nella venue dello show e all'improvviso ho visto Gabriele che con una Diet Coke in mano, io mi sono seduta lì con gli operatori, era lì come un vero direttore d'orchestra, era un misto tra performance di Pina Bausch e non so cos'altro, ma era un danzatore e io lì ipnotizzata nel vederlo dirigere le modelle e nel dirigere tutta la messa in scena. Quindi da lì ho detto ok, lo voglio assolutamente. Nel roster di quello che sarà questo contenitore, questo format di Art Tribune, e ho capito quanto fosse importante per te il corpo, la gestualità, e anche da dove deriva questo, perché poi nella nostra chiacchierata, appunto, ho scoperto che tu hai fatto teatro, quindi Esatto. e da lì ho capito come è unito tutte le discipline artistiche che ti accompagnano. Ciao, io sono Gabriele e in realtà, come diceva Alessia, tutto nasce un po' dal mio background, da adolescente, dove ho frequentato principalmente, questa compagnia, di teatro senza palco, che deriva un po' da quelle che sono le pratiche di Anne-Theresa De Kersmaeker, Pina Bausch, per dirne due. E io fin da piccolino ho comunque sempre un po' abitato questi spazi fatti da persone completamente abbastanza randomiche, perché comunque era un corso aperto a tutti, quindi nessuno era un professionista, c'era chi faceva il dentista, chi lo studente, chi... Però la cosa pazzesca diciamo, del filtro che era applicato a questo progetto e a questa tipologia di teatro era proprio la normalità, cioè il lavoro sulla persona, sul corpo della persona, sull'attitudine della persona, molto più specifico rispetto a andare magari forse in un teatro con solo attori o persone che studiano solo quello. Quindi avere anche un po' tutta questa influenza dell'ordinario dentro a quello che è il mondo del teatro è stata sicuramente una delle principali influenze che poi mi sono portato dietro negli anni, perché io poi in realtà ho fatto un liceo artistico specializzandomi in pittura e scultura, e poi diciamo, a fine percorso ho fatto, una volta diplomato, ho fatto una sorta di piccolo corso di fotografia generica, ma molto molto basico, soprattutto basato sulla storia della fotografia, studiando i grandi maestri, tutte le regole, e poi da lì appunto un po' come anche Matti, ero un po' in questo, diciamo, in questo limbo che non capivo se forse era meglio, diciamo, riprendere il percorso di studi fatto in liceo, o forse la fotografia poteva essere comunque un altro media da scoprire. E ho scoperto Art Direction, quindi un po' la fusione di tutte quelle che potevano essere gli input, diciamo, ricevuti nel mio background, e ho capito che, diciamo, la parte di direzione artistica applicata a quello che è poi il medium della fotografia è sicuramente una delle cose che più mi interessa, perché è iper trasversale come percorso, e anche proprio come output, perché un po' come dicevi tu, Ale, cioè puoi fare foto, puoi fare uno show, puoi fare una quantità di comunque livelli di comunicazione e di contenuti super interessanti, e sono tutti comunque relazionati uno all'altro. Poi nella parte fotografica chiaramente un po' a me piace sempre molto attivare il corpo, quindi creare questa sorta di empatia sempre molto, molto, molto profonda comunque con chi ho davanti alla camera, e quindi un po' in un certo senso anche ascoltare quello che è il corpo della persona che ho davanti. E appunto è come un po'
facevo io in palestra anni fa, che tuttora faccio perché non è che ho smesso, però sì, diciamo che è un po' questo il mio background, tipo, sì. E tu mi dicevi anche che appunto in quella fessura dell'imperfezione che lì leggi sì. la magia dei tuoi soggetti, sì, che sì. Principalmente, così come anche Carolina, il tuo è uno street casting, i tuoi soggetti sono veri, i tuoi soggetti raccontano una storia, quindi questa tendenza anche, e correggetemi se sbaglio, della fotografia contemporanea che guarda la realtà che è totalmente cambiata rispetto al passato o che torna al passato antecedente a quella che è la fotografia patinata della moda. Sì, esatto, Ale. Cioè, comunque... Io sono molto d'accordo con te perché, cioè, personalmente parlando, proprio quella vulnerabilità che si crea nel non essere quello che ti viene chiesto di essere è super interessante per me. Perché chiedere ad una persona che non si è mai posta in un ambito teatrale di fare l'attore o comunque di fare il performer è già un clash interessantissimo perché non sai mai come questo soggetto può reagire agli input che poi gli chiedi, no? O gli dai. Quindi per me è interessantissimo questa proprio fessura un po', appunto. Carolina, e qui mi leggo al tuo discorso appunto della valorizzazione del corpo femminile, ad esempio il brand Fantabody appunto è stato conosciuto dalla collettività italiana proprio come un brand che valorizzasse i corpi di tutte le donne. Qual è la situazione attuale da questo punto di vista? Qual è il tuo percepito? Il mio percepito è ovviamente dal 2015 ad oggi nella comunicazione questo tema è stato affrontato sempre sempre di più, diciamo che negli ultimi credo 4-5 anni è diventato anzi quasi mandatory per un brand, per un'azienda parlare di inclusività, di corpo, della quota rosa, insomma, di tutte queste tematiche che da una parte sicuramente molto meglio prendere in considerazione che dimenticarselo o non prenderlo. Chiaramente a volte questa cosa può essere un po' sottolineata in maniera poco sentita, poco naturale, poco reale, però insomma quando mi fanno questa domanda in genere dico va bene, preferisco che si parli di inclusività piuttosto che delle Kardashian, cioè nel senso con tutto bene che possa volere alla Kim o le sue sorelle, nel senso sicuramente sono contenta che certe tematiche vengano affrontate. Ieri stavamo scattando per un brand di skincare, il nostro casting, nostra creatività, eccetera. Questa ragazza nera e curvy, che ho negli ultimi anni cercato di inserire in un'agenzia importante e ce l'abbiamo fatta. Quando gli ho chiesto come sta andando il lavoro, ho detto guarda bene, sono contentissima, grazie per avermi dato questo gancio, bellissimo, bellissimo. Però devo dire che quello che forse negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, non va più di moda le modelle, non va più di moda le modelle, non lavoro più come l'anno scorso, 2 anni. E io ho ragionato tipo no, veramente, allora veramente, cioè veramente quello che succede è questo, cioè sono dei trend, delle tematiche sì. Così importanti. La risposta forse sì. Se ne è parlato anche durante le ultime Fashion Week, non so se hai visto appunto le news, il tantam mediatico sul fatto che in effetti è un dato di fatto a livello proprio percentuale che si sono viste meno modelli inclusivi dal punto di vista proprio di casting, e questo è abbastanza grave perché in effetti significa che una buona parte forse non si è approcciata in maniera autentica, ma solo e unicamente per poter seguire un trend visivo e della moda, e comunque mediatico, per poterne parlare. Quindi il percorso che stai facendo, che è veritiero, mai più di adesso vale e devi continuare a perseguire ovviamente. Ti dico che
La risposta poi continuerebbe così, cioè è chiaro che se crei un progetto con un concetto forte alla base e poi a un certo punto ti ritrovi che tutti parlano di quel concetto, non sono entitled a trovarne altri, non so come dire, non mi interessa dover per forza trovare un tema da affrontare se non è una cosa in cui personalmente credo, perché parliamo di un brand piccolo, indipendente, in cui sono, è un riflesso di me, poi, fondamentalmente. Quindi, sicuramente negli ultimi anni il fatto che questa tematica fosse così tanto affrontata in tutti i modi, con più soldi, con più colori, con più tutto, da chi poteva farlo, non ti nascondo che per me è stato un piccolo passo indietro a livello di mio naturale storytelling e ricerca su questa cosa legato al brand. Adesso vediamo che cosa succede, insomma, e vediamo quanto questo poi può essere una restituzione in qualche modo a quello che ho fatto, alle persone che sono affezionate al brand, e quelle ci sono sempre, però è chiaro che per esempio comunque il brand esiste già da un tot di anni, persone giovani come lo stesso Gabriele che hanno conosciuto anche più o meno all'inizio, Esatto. Avevamo fatto un progetto insieme. insieme. Bello che vi conoscete un po' tutti, in realtà il mondo è veramente, il mondo del visivo della moda è veramente piccolo e non stiamo scherzando. Certo. Quindi i giovani che hanno seguito il progetto dall'inizio, contenti di partecipare e di collaborare, vedevano una cosa. Gabriele sicuramente vede il progetto in un certo modo, con la sua autenticità, con la sua heritage, con la sua storia reale. Un ragazzo di 20 anni, 18, 20 di adesso, che era lo stesso del 2015, non lo può vedere con gli stessi occhi, perché è stato consumato negli ultimi anni da progetti simili. Come fai a capire chi, cosa c'è dietro, come, quando? L'influenza mediatica, no? Delle immagini, quando diventiamo saturi e non capiamo più qual è il Quindi concetto. ho usato tutto, oltre la tematica, tutto è diventato più saturo, per cui Siamo cioè, è saturi chiaro che. dalla mediaticità dei social media, quindi figurati anche nel metabolizzare progetti che sono più o meno tutti simili. No, ti comprendo e capisco. Dopo che comunque c'è stato un investimento in termini di tempo e di veridicità del progetto, vedere che poi in qualche modo da chi si è approcciato in maniera assolutamente poi solo per finalità mediatiche, vedere che in qualche modo poi lo abbandona è Ma sempre poi io lo vedo anche da dietro le quinte, nel senso che io sono una persona che vengo chiamata per realizzare questi progetti grandi, dei clienti. aziende. Tu senti tutto, immagino cosa sentirai, cosa vedrai, cosa leggerai nelle mail. Sì, nel mio piccolo cerco anche in quei casi di portare un minimo di, anche solo nel linguaggio, sì, nel linguaggio, nel come vengono definite le persone o come viene, insomma, l'energia che si crea anche sul set, no? Sì, è Cerco quello sempre di fondamentale. portare comunque il mio su quella direzione, che è una cosa, tra virgolette, alla fine impagabile, nel senso che non è detto che per forza possa essere o non percepito dalla fotografia. Penso di sì, ma non posso saperlo. Allora, Lo posso dire io, ecco. Però comunque il fatto che le persone che hanno lavorato all'interno di quel progetto l'abbiano vissuto in un determinato modo, comunque fa la differenza. E mi approccio appunto a questo per parlare con Gabriele e Mattia anche dei loro team di lavoro, perché in realtà so che voi comunque cooperate con colleghi del percorso formativo, ma anche con appunto professionisti del settore che vi aiutano nella realizzazione di progetti. In realtà voi non siete dei solo artist, voi comunque cooperate con team di lavoro, voi che siano appunto altri art director, producer, stylist, makeup artist, insomma, è appunto quello il lavoro dell'art direction e della fotografia di moda, è il lavoro di squadra. Raccontatemi chi sono appunto i fautori, dei vostri progetti visivi e come, lavorate con appunto con il team di cui avvalete. Mattia.
No, ma io sono assolutamente d'accordo, per me è una fase vitale, nel senso che ci deve essere assolutamente uno scambio, per me è necessario, e fin da subito, da quando ho iniziato a creare i primi contenuti, ho sempre avuto il bisogno di appunto confrontarmi con altre persone che avessero una creatività e che portassero avanti una loro idea creativa, e questo genera poi una sorta di miscuglio eterogeneo che secondo me molto spesso è sempre molto più interessante, cioè dà proprio aria al progetto e lo manda avanti. E il Polimoda in questo è stato secondo me essenziale, nel senso che ha un bacino creativo. Ha un bacino creativo molto ampio, ci sono un sacco di talenti, ci sono appunto, volendo uno può parlare con designer, stylist e fai amicizia e appunto fin dal primo anno hai la possibilità di appunto creare, no, questi scambi e portare avanti i progetti insieme, che almeno per me è stato un fattore determinante nel poi sviluppare la mia creatività. Mi accorgo che senza veramente personalità creative che ho incontrato durante il percorso, tra cui anche Gabriele, non sarei stato capace di sviluppare, di intraprendere il percorso introspettivo che richiede anche capire una propria estetica, senza appunto, no, questi scambi. Il confronto, ma soprattutto appunto a volte i progetti visivi sono talmente intricati e complicati. Gabriele mi stava spoilerando un suo lavoro e che effettivamente già solo vedere la struttura di un progetto visivo ti fa capire che in effetti dietro c'è un layering, no? Ci sono anche dei passaggi, ma sia a livello creativo, intellettuale, ma anche proprio pratico, altrimenti anche solo la parte di set design, setting, luci, digital, editing, comunque ovviamente richiedono un lavoro di squadra. Gabriele, tu mi parlavi appunto di sinergie creative fondamentali per tutte le tue produzioni editoriali, no? Mi raccontavi. Esatto. Come ti dicevo Ale, io ho un grandissimo legame con un mio amico, in realtà, che veniamo dallo stesso posto, che si chiama Luca Notar Francesco. Esatto. Poi dopo ne parliamo, che vengono tutti da lì, a quanto pare, sono di nascere tutti a Fuggetto. Cioè, per esempio, io e Luca abbiamo fatto la stessa scuola di teatro per svariati anni insieme, poi lui si è trasferito qua a Milano, ha studiato al Politecnico, poi ha fatto tutto il suo percorso e praticamente 3 anni fa ci siamo rincontrati quasi un po' per caso, e abbiamo iniziato a effettivamente parlare lo stesso linguaggio visivo. E quindi, tipo, Luca è una persona che, oltre ad essere per me veramente un fratello, è una persona che io so. Che non so, c'è proprio una sintonia di intento su tutti i lati della creatività, lato, diciamo, l'output visivo, l'estetica, il perché lo facciamo, il come lo facciamo, chi cerchiamo per farlo. Cioè, è letteralmente una persona con la quale ho sviluppato anche proprio un rapporto di fiducia che va al di là del semplice facciamo un progetto insieme. Quindi, come diceva anche Caro, cioè, avere questa buona energia on set, secondo me, aiuta sempre a far sì che le persone diano il 100%. E Luca è un art director come me, quindi molto spesso lavoriamo da un punto di vista di concept e produzione insieme su svariati progetti, soprattutto editoriali. Poi io ho conosciuto anche altre due persone con le quali collaboro molto spesso, che sono Alberto Simoni e Giulia Parenti, che fanno set design e styling, e anche con loro poi, a forza di lavorarci insieme, oltre che a diventare chiaramente amici, si creano delle sinergie, per cui alle volte è pazzesco come, anche semplicemente parlando, a cena, diciamo, boh, facciamo questo, ok, facciamo questo, cioè, quindi c'è proprio una sorta di fluidità, Che parlare l'inglese che dicevamo prima. Esatto, che comunque poi, no, si innesca ormai fra di noi. Poi ovviamente io adoro anche lavorare con persone che non conosco, perché è sempre super stimolante anche vedere come, diciamo, quello che può essere un po' la mia visione, la mia direzione di immagine, poi viene
anche filtrato o allo stesso tempo amalgamato ad altre persone e ad altre visioni di altre persone. Quindi sì, diciamo che per me il team, cioè il lavoro di squadra è fondamentale, sempre. E allora, ovviamente volevo invitare chi ci sta guardando magari a scriverci in chat se avete delle domande per i nostri protagonisti. Siamo qui, siamo pronti a rispondervi fin quando siamo live, ovviamente. E allora, intanto volevo farvi una domanda, sempre la domanda che infastidisce a questo punto della diretta. Io volevo, forte del fatto che vivo anch'io un po' la vostra quotidianità, produzioni, set e quant'altro, cosa renderebbe più sostenibile questo lavoro? Ve l'ho fatta anche live, questa domanda. Forte delle richieste da parte dei clienti, delivery sempre più ristrette, poco tempo dato alla creatività. Ci viene chiesto di essere performanti, ci viene chiesto di essere veloci, i contenuti quando sono digitali devono uscire subito. Quali suggerimenti possiamo dare anche per i futuri appunto committenti, vuoi che siano i designer emergenti, vuoi che siano gli uffici stampa, vuoi che siano le digital agency? Diamo voce a quelle che sono le nostre richieste in termini di professionisti. Carolina, ti vedo. Ti vedo dire. Vabbè, sì, ne abbiamo infatti parlato anche nella nostra chiacchiera. Sì, è chiaro che la produzione di contenuti è diventata quasi, quasi insostenibile. Poi è chiaro che dipende da varie situazioni, eccetera. Io parlo per me, quello che vedo è che sì, diciamo la parte di direzione creativa soprattutto, anche perché appunto la fotografia è una cosa, la direzione creativa è un'altra, le cose si possono unire assieme, ma non è detto. A volte io sono un fornitore e svolgo quello che mi viene chiesto, a volte mi viene chiesto di fare tutta la parte di creatività, ed è un altro paio di maniche. Soprattutto in quel caso, pensare di ottenere dei contenuti di altissima qualità e anche con un contenuto, diciamo, concettuale, e rimanere, stare nei tempi che non sono tempi ieri, esatto, questa cosa sta diventando poco sostenibile. Poi ho un ciclo che io sono entrata nel mondo del lavoro ovviamente già con i ritmi del digitale, però sicuramente non con i ritmi della pubblicazione social. Quindi con i progetti che escono una volta alla settimana, con i 3 post al giorno, con i contenuti di un altro tipo di spessore, cioè dei contenuti che devono scivolare via in 24 ore. Quindi sì. Questo grosso cambiamento l'ho vissuto e cosa dire? Riflettiamoci, perché come noi scrolliamo una cosa e ce la dimentichiamo, tempo no? Dello scrolling di Instagram o qualsiasi altro social possa essere, dedicare tutta questa energia, soldi, perché ci sono dietro delle produzioni che ovviamente poi splittate in, cioè lo stesso budget di una volta per 2 produzioni, splittate in 15.000, soldi sì, ma meno per i talent. ecco. Sicuramente un invito a riflettere, a veramente dobbiamo ancora continuare a fare così tanti contenuti dal momento in cui vengono mangiati così velocemente, digeriti, e quando si può prendere un po' più di tempo, un po' più di respiro e creare un contenuto più qualitativamente più alto. Sì. Mattia, tu che lavori? No, sì, sono completamente d'accordo, lo vivo in prima persona tutti i giorni. È assolutamente così, e io, come ti dicevo quando appunto ne abbiamo parlato anche di persona, diciamo che dal punto di vista anche della propria sensibilità, no, talvolta richiede pensare a determinati contenuti, richiede appunto di mettersi in gioco, di pensare appunto, di mettere proprio delle parti di sé. Alcune volte diciamo che questi ritmi proprio è quasi violento, è quasi, cioè io lo percepisco quasi un po' come una violenza alcune volte, nel senso tutta questa rapidità, mi sembra, cioè purtroppo
ci vorrebbe di essere anche, no, un attimino più reali e realisti e capire che... appena possibile, quando devo deliberarle, appena possibile, l'appena esatto. È praticamente è proprio, sì. È molto difficile, sì. Gabriele, te che comunque hai anche progetti molto strutturati, come fai a gestire questo balance? Perché... con tanta pazienza. Cioè, secondo me una delle cose più sostenibili che potrebbe veramente essere introdotta da tutti, cioè non solo da, dai big big brands, ma anche da produzioni più piccole, è proprio la pazienza. Cioè, comunque per fare un contenuto di qualsiasi tipologia natura, per qualsiasi utilizzo, ci vuole pazienza, cioè ci vuole tempo. Perché secondo me adesso che c'è questa overproduction di contenuti, guardiamo tutte le stesse cose e paradossalmente credo che nel subconscio, per dire faccio prima, prendo l'immagine che probabilmente ha già preso 46 milioni di altre persone, perché ti funziona e perché l'hai vista talmente tante volte che poi, cioè, per un motivo o per un altro entra proprio nel feed della testa e dice ok, quella funziona perché l'ho vista talmente tante volte e ecco perché secondo me è assolutamente necessario avere più tempo, cioè, ma comunque, il nostro occhio registra, ovviamente. Il nostro occhio registra, cioè vede rosso su tre scroll, vede sei foto rosse e dice ok, forse allora la creatività la faccio su un fondale rosso, cioè non so, cioè, ma... quindi per me, almeno personalmente, cioè la cosa di cui avrei più bisogno e anche voglia di vedere è più pazienza, più tempo, anche proprio per uscire da quelle che sono poi i canali di ricerca più immediati, cioè quindi avere anche più spazio di dire ok, vado un giorno in biblioteca e non mi sale l'ansia di non aprire le mail, di non aprire Instagram, di non aprire qualsiasi tipologia di connessione con il mondo, perché tanto poi sai che magari se non rispondi a quella mail il giorno dopo danno, cioè, esatto. Quindi io credo che una delle cose più sostenibili da poter mettere in pratica sarebbe proprio avere spazio, proprio tempo, cioè pazienza, non so. La bellezza di essere studenti, infatti io... No, è chiaro, esatto. Già, sì. Invito spesso i miei allievi a dire ragazzi stop con questi mood board, con le stesse referenze visive, con gli stessi trend salvati dai soliti nomi sui social media. Ho bannato Pinterest, proprio bannato proprio perché la ricerca visiva non si effettua sulle piattaforme social, o perlomeno anche sulle piattaforme social, ma la bellezza di sfogliare un libro di fotografia, la bellezza di sfogliare un magazine degli anni 90, di toccare la carta, di vedere la materia su cui appunto è stata impressa una fotografia, non ha assolutamente paragoni. Il problema è che ci vuole tempo e ci vuole anche, no, il fermarsi e staccare da tutta la violenza mediatica che appunto ci viene, di cui siamo vittime noi professionisti che abbiamo a che fare con tutti i clienti, le committenze e quant'altro. Ultime due domande, i vostri momenti di ricerca, come li vivete? Appunto, proprio perché parliamo di ricerca, esuliamoci da quella che è la ricerca del cliente che vuole la consegna, la delivery del progetto creativo il giorno dopo. Quando avete tempo di decantare e vivere un progetto come si deve, cosa fate, dove andate, se utilizzate delle tecniche, se vi fate accompagnare dalla musica, se viaggiate, come si svolge la vostra ricerca, come vi impregnate di cultura visiva, ecco. Parto io perché ormai è... E questo è il trend. Allora sì, sempre la parola tempo, che poi diventa una delle parole più importanti di questo periodo. Quando si ha tempo, e io cerco, anzi, proprio il mio 2023 è nato con questo obiettivo di... cercarlo e ottenerlo questo tempo, piuttosto di dando dei no, dicendo no a determinate cose, e riappropriarmi un po' di spazi per la ricerca, per la vita, che
poi per i creativi è quasi la stessa cosa, cioè nel senso che una passeggiata al parco, una mostra, sono la stessa cosa, entrambe ci danno poi degli spunti di riflessione per creare quello che creiamo, però il tempo è necessario e serve. Queste ultime settimane per la prima volta sento di essere venuta un po' meno a questa promessa 2023, perché mi sono caricata di un po' di cose e poi la cosa ha voluto che si siano un po' accavallate, per cui ho passato delle settimane veramente intense e per scrivere soltanto il testo di per scrivere un progetto, per il testo, sono cose di un progetto, mi sono presa l'ultimo weekend lungo, cioè sabato, domenica e lunedì 1 maggio, solo per fare questo e chiudermi con i libri che ho selezionato, le mie cose da leggere, il mio taccuino e provare a buttare giù, partendo dagli argomenti che mi hanno più interessato, colpito nell'ultimo periodo, cose che ho visto, una performance, un balletto, veramente la passeggiata sul quartiere, tutte piccole riflessioni, appunti che magari ho preso nell'ultimo periodo, approfondirli e poi cercare di strapolare un fil rouge anche in queste cose che poi è questo, di base quello che viviamo, poi lo riflettiamo nei nostri lavori in qualche modo. Il tempo è necessario per poter avere l'apertura mentale di avvicinarci alla ricerca, è tempo. Assolutamente. Tempo è tempo di riposarsi e poi di dopo aver dato tanto, prendere. Allora poi prendi e allora sei in grado di ridare ancora. Se a un certo punto non ti fermi, prendi e è un flusso. Anche se talvolta io percepisco, almeno quando si lavora su dei progetti personali, a differenza di quelli appunto con i tempi stretti di cui parlava Alessia, di cui parlavamo poco fa, c'è anche un po' un modo per prendersi cura di se stessi, almeno io. Alcune volte proprio sento la differenza tra un progetto che ha una scadenza immediata con dei parametri molto rigidi, molto magari più commerciali, rispetto che magari a un progetto personale nel quale magari riesco appunto a potermi coccolare, tra tante virgolette, di più in un certo dipende senso. Se in quel percorso non entrano altri lavori. No, certo, sì. Va alla grande. Mattia, tu mi dicevi che appunto suoni il violino, che il piano, no? Non mi ricordo, dicevi, guarda, quando ho bisogno di accompagnare i miei pensieri, suono. Sì, c'è una cosa che mi fa stare particolarmente bene quando sono particolarmente tormentato da tutti questi appunto ritmi abbastanza serrati, che è suonare un po' il pianoforte, mi fa staccare abbastanza la testa, soprattutto in sordina la sera, che nemmeno il piano appunto deve suonare forte in questo senso, ma è tutto abbastanza, diciamo, delicato, e mi metto a scrivere. Solitamente è un po' un percorso in cui cerco di riflettere, di capire quello che mi piace, quali sono le mie sensazioni, e le butto giù su carta, e solitamente poi da lì nascono un po' i progetti. Quindi insomma, di solito il mio processo creativo è un po' questo. Poi c'è anche sicuramente tanto legato a dinamiche familiari o comunque la sfera amicale. Per me sono tutto quello che mi succede, insomma, tutti i giorni, poi alla fine poi si rispecchia e si diluisce nel mio lavoro sicuramente. Mi dicevi che prendi la macchina e vai per le campagne di Arezzo. Ah, sì, questa è un'altra cosa che faccio, perché ovviamente non lo posso fare sempre, però quando scendo giù ad Arezzo, una cosa che mi piace tantissimo fare è proprio un respiro, sì, prendere la macchina, isolarmi un po' dalla città e andare in campagna, che è una cosa che mi fa particolarmente star bene, e appunto mi sembra proprio di respirare in un modo completamente diverso, sia a livello fisico che a livello mentale. Gabriele. Sì, io più o meno credo un po' tutto quello che è già stato detto. Io tipo ultimamente mi sono fatto un auto chat in cui scrivo, butto cose, screen, cioè di qualsiasi genere o ipotetica
come si può dire, cioè, ipotetico spunto, mi sono fatto un autochat perché sono la classica persona che non sa tenere un diario, non mi perdo tutti i quaderni, io le note, quindi cioè, io le note le perdo. Gabriele versus Gabriele, c'è, cioè, questa chat, no io, cioè, sono una chat con praticamente una chat con me stesso e che tipo ogni volta che vedo anche su una storia e faccio, non so, screen recording, allora invece che metterla in un rullino che poi non ritroverò mai, metto in questa chat e automaticamente alle volte vado in questa sorta di biblioteca digitale che mi sto creando, che però è una, cioè, è una minchiata, nel senso, scusa, cioè, nel senso che è chiaramente derivato da tutto il processo digitale che siamo costantemente un po' a guardare. Poi, a parte questo, chiaramente i libri, non so, io molto spesso prendo le brochure degli spettacoli in cui vado e mi guardo tipo, non so, tutti i performer o piuttosto le compagnie che hanno performato nei giorni prima, dopo, allora mi guardo i video su YouTube, piuttosto che, vabbè, chiaramente i fotografi, eccetera, eccetera. Però, e poi non so, in questo periodo vado a correre, che è una cosa che non ho mai fatto, e è una cosa interessante perché è iper riflessiva e sudare è una cosa che credo un po' ti anche liberi la testa. Beh, e ti un po', non so, forse questa non era da dire, però però è vero, però effettivamente un po' come la fisica aiuta, cioè, come la campagna, effettivamente un po' la stessa cosa, cioè è proprio una cosa fisica. Però respiri lo smog di Milano, diciamoci la verità, rispetto alla campagna di Arezzo di Maria, diciamo, ragazzi, ma non ci posso andare spesso, quindi anch'io respiro. Anche tutti a correre con tra l'altro volevo, appunto, prima di chiudere questa diretta, i consigli che sentireste di dare a chi vuole approcciarsi al mondo del visivo, della moda, quindi la direction e la fotografia, insomma, suggerimenti, spunti, perché ci ascoltano anche tanti studenti. Questa diretta poi andrà sul nostro canale Twitch per 15 giorni e quindi ci tengo, appunto, che vogliate lasciare il vostro suggerimento a tutti coloro che ci seguono. Impara ad essere veloce. Ecco. No, vabbè, in generale, beh, sicuramente il fatto che i giovani d'oggi percepiscano questa cosa, cioè ci sono cresciuti con questa velocità, probabilmente può essere anche una cosa a loro favore, credo, spero. Poi tu, Alessia, hai più a che fare con gli studenti e con i giovani, anche io, ma forse un pochettino meno, cioè usciti dalla scuola, magari non proprio nel percorso di università. Però, ecco, sicuramente c'è. Cioè, sono un sacco di persone che fanno questo mestiere, c'è un sacco di lavoro, bisogna in qualche modo cercare di distinguersi, quindi di trovare la propria strada senza farsi contaminare troppo da quello che si vede in giro, che si vede online, cioè cercare di essere sì aggiornati, ma è più importante, secondo me, seguire quello che è la propria vocazione, il proprio messaggio, la propria estetica, sbagliando. Però, ecco, non lavorare così troppo, c'è anche questa cosa di mood board, cioè una cosa che in qualche modo a volte toglie un po' di freschezza nel ricercare più dentro di che cosa si vuole parlare, soprattutto parlando di fotografia e non solo di fotografia di moda, cioè parlo di l'espressività priva di, esatto, linee guida. Quindi, se ascoltarsi più che veramente guardarsi attorno, perché si creano un sacco anche di punti di domanda a volte inutili. Spesso ci si vincola proprio dall'esprimersi perché si ha paura di osare. Sì, e poi si dice: a me piace quella cosa lì, voglio fare quella cosa, però poi ne arriva un'altra, voglio fare anche quella. Quindi si crea questo mondo di reference in cui una dall'altra magari è anche diversa, perché sei giovane, ti piace questo, ti piace quello, provi a fare quello e nello scimmiottare un qualcosa che non è tuo, non trovi la tua identità, ti dimentichi di ascoltarti. Sì, sì, no, non trovi la tua identità, ma perché tutto, ahimè, la problematica è sempre la tendenza del visivo sui social.
quello magari basta appunto un talent che è particolarmente seguito e particolarmente apprezzato da alcuni brand, e quindi automaticamente, perché quello ha fatto quello, quel brand, quel magazine e quant'altro, tendiamo appunto a scimmiottare il talent di riferimento. Però in effetti non è così, perché si può trovare la propria cifra stilistica anche nella fotografia senza paura di non essere apprezzati. Anzi, è proprio lì, che in quella fessura della creatività esclusiva, si può trovare il talento. Vedi, Gabriele, ho utilizzato una tua quote in questo momento. Mattia, il suggerimento che no. Assolutamente, Carolina ha detto delle cose bellissime e mi trovo assolutamente d'accordo, e per me è proprio un viaggio introspettivo, quindi uno si deve mentalmente proprio quella roba lì, è proprio scoprire se stessi, capirsi, ascoltarsi, capire quello che ti piace, che secondo me è veramente difficile. Almeno nel senso, alcune volte uno pensa di sapere bene quello che gli piace, ma poi alla fine è sempre una ricerca e sempre un rimettersi in discussione. Quindi secondo me parte proprio dall'ascolto, e quindi niente, il mio consiglio più grande è proprio questo, di ascoltarsi e di capire cosa ti piace, perché ti piace, come mai selezioni, collezioni quei ricordi, quelle persone, quegli oggetti, quelle foto, qualunque cosa che scegli, perché la scegli e perché la porti avanti, perché è un modo, no? È una costellazione che poi in qualche modo riflette quello che sei. Grazie. Gabriele. Sì, anche secondo me, cioè io credo che la cosa principale sia trovare un messaggio dentro quello che... cioè un... andare a letto e dire ok, ho detto qualcosa, cioè non lo so, io a un certo momento mi rendo conto che alle volte faccio dei progetti che poi lì per lì dicono funzionano, dicono qualcosa per me, poi vado a letto e dico boh, forse no, davvero, e allora ci rilavoro. E per me, cioè anche per come sono stato, diciamo, istruito a scuola, cioè comunque l'educazione alla ricerca dell'università e l'educazione al perché lo facciamo, e non solo perché funziona esteticamente, ma perché crea comunque qualcosa che dà un grip alle persone, cioè creare una relazione con quello che è poi, diciamo, l'immagine rispetto a chi la guarda, per me è fondamentale. Cioè, quindi secondo me è innanzitutto capire, appunto come diceva anche Mattia, perché io sono attratto da un'immagine. Perché mi comunica qualcosa che poi può essere più o meno profonda, cioè magari a uno piace il colore fucsia e c'ha un trip con le foto tutte fucsia, e cioè, voglio dire, Yves Klein c'è diventato Yves Klein con il blu, quindi cioè, voglio dire, quindi secondo me è mai sottovalutarsi e mai sottovalutare quello che può essere interessante, perché comunque tutto può esserlo, e è pazzesco secondo me questo, perché vedi una quantità di creativi bravissimi che raccontano storie diverse, che io sono iper affascinato anche da quello che è la cosa più lontana da me, sia a livello estetico che a livello narrativo, e quindi secondo me è super fondamentale capire il perché lo si fa. Anche perché non ti piace molte volte, è molto interessante del perché ti piace. Allora ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti, grazie per aver supportato il contenuto, perché il vostro contributo è stato fondamentale per l'esito visivo. Dico a tutti i nostri spettatori che noi questa domenica saremo al Mag to Mag, il primo festival dell'editoria dei magazine indipendenti nazionale a Bologna. Alle ore 17 avremo un talk dove parleremo della nostra sezione moda e di una grande novità che avremo a breve. Basta registrarsi al link presente sul sito. Vi aspetto per scambiare due chiacchiere, e spero che appunto la piattaforma Twitch di Art Tribune cresca sempre di più, perché appunto l'obiettivo è quello di dare voce a tutti i talenti come voi, a tutti i talenti del panorama italiano che interagiscono con il mondo della moda e con il mondo della fotografia. Grazie Gabriele, grazie Mattia, grazie Carolina. Grazie a voi. Stasera
questa sera con noi, Carolina, doppiamente grazie perché so che hai la febbre, che sei qui con la febbre, quindi grazie, grazie, grazie. Saluto anche Matei e Francesco che non sono qui con noi, ma che potete trovare all'interno del contenuto sulla nostra piattaforma digitale. Mando un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.